Leonardo Arena e parlo dei libri neri di Jung. Sono al libro 3. Jung scrive: Mia anima mi guidi a queste cose nuove. Sì, è il mondo intermedio, in between world, il senza sentiero, multiforme, sfavillante. Una grossa porzione della scienza è stata troncata. Io commento. Come muoversi in quest'altra parte di andere Seite, per dirlo con Kubin? La scienza non aiuta, è virata. Sembra che non ci siano accessi o strade. Tuttavia, l'attrazione per questa nuova dimensione è enorme. Come descrivere la sensazione di Jung, un misto di sconcerto per la barriera senza porta e al contempo di stupore di fronte alla bellezza? Jung scrive: Nessuno trarrà spunto o una nuova intuizione, insight, dal mio lavoro. Commento. Lo sperduto o spaesato si chiede: A chi gioverà questo scritto, l'enunciazione di nuove idee? La replica è disarmante. Nessuno vi prenderà spunto. Ma non per indifferenza che colpisce i geni prima del riconoscimento, bensì per l'incapacità di seguire il non sentiero, pathless. Incamminarsi per questo Tao è stato difficile non solo per Jung, ma per tutti. Lo sconcerto e lo stupore attendono il ricercatore spirituale. Lo conforta l'anima, ma fino a che punto? D'altra parte, la solitudine stimola e impedisce che la scoperta di nuovi piani di realtà si contamini con l'ignoranza della folla. Il calvo anacoreta del deserto ha con sé un solo libro, la versione in greco del Vecchio Testamento. Chissà perché Jung ometterà di precisarne il titolo nel libro rosso. Un distacco dalla religione dei padri? L'indeterminato per aprirsi a tante direzioni? Chi si è distolto dalla religione dei padri è difficile che ne adotti un'altra. Il Dalai Lama scettico sui cristiani convertiti al buddismo o a coloro che seguono nuovi culti, diversi da quelli della terra d'origine. Problema per gli orientalisti. Ci si può convertire solo entro certi limiti? Quando si cambia psicoterapia, spesso, si giunge allo stesso punto in cui si è raggiunti con la prima tecnica, con la prima terapia. Il limite è invalicabile. Alan Watts, poi prete anglicano, diceva che non ci si sbarazza dei culti dell'infanzia. Li portiamo con noi, in ogni caso. Jung scrive: Tentiamo sempre più di individuare altri significati. Io commento. È la ricerca del senso della vita. Nessuno vuole esonerarsi dal praticarla. Altrimenti saremmo nudi, indifesi. Il significato è un referente utile. Poi ci asservirà, ma non lo mettiamo in conto. La certezza ci protegge, ancorché vana. La parabola di tanti
di noi, prima cristiani, poi marxisti o buddisti e chissà che altro ancora. Un significato in disuso viene abbandonato, ma se ne è già trovato un altro. Non consideriamo la fatica di cambiare pelle di continuo, camaleonti dello spirito, sempre insoddisfatti. Il significato ci fa sentire il terreno sotto i piedi.